Bella a tutti ragazzi, sono Dark e benvenuti in questo nuovo video Red Game Channel. Siamo qui oggi con il secondo episodio della serie Road to Master e come ben notate siamo giunti insomma in Lega Crystal 3 a 2025 trofei. Dunque diciamo non è stato molto difficile, anche se siamo saliti ovviamente pochissimo rispetto insomma all'altro episodio. Infatti l'altro episodio siamo saliti da 1200 coppe a 1800, ora ovviamente siamo saliti di non oltre 200 coppe, quindi insomma ovviamente la scalata è un po' più lenta. A livello di diciamo attacchi non sto trovando ancora difficoltà, tuttavia qualcuno a rompermi le palle in difesa c'è sempre, come comunque anche nell'altro episodio che vi dissi che ogni tanto rompevano i coglioni. E qui è del caso proprio di JG, non so come cazzo si pronunci, insomma questo attacco qui che vedete con il golem, vari domatori, insomma tutto livello abbastanza alto. E ovviamente la regina e il re a rompermi le palle a livello 15, vari incantesimi e varie cazzate. Insomma, se arriva uno di questi ovviamente il villaggio non tiene. E proprio a proposito, insomma, di villaggio, vi avevo promesso lo speed building e la presentazione di un nuovo villaggio, perché comunque l'avrei voluto cambiare per il fatto degli eroi che dovrebbero essere più interni, che vi ho spiegato nello scorso episodio insieme a Tommy. Tuttavia, non ho cambiato villaggio perché non ho avuto tempo e proprio perché non ho avuto il tempo, non per fare lo speed building o per cambiarlo, proprio per trovarlo, perché insomma per trovare un villaggio good bisognerebbe stare un po' di tempo sul web, insomma a cercare su vari siti o comunque in giro su Clash. E poi comunque un villaggio insomma a queste quote di trofei bisogna prima testarlo, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Tuttavia credo di farcela per il prossimo episodio. Per farmi perdonare, vi ho avuto un'idea, ovvero quella di fare un attacco in live. Come ben vedete ho preparato già truppe e insomma che sono queste qui e un incantesimo di furia a caso per rendere il tutto più sdrogo. E se vi piace questa feature, ovvero diciamo questa qui degli attacchi live, fatemelo sapere che la farò anche nei prossimi episodi. Ovviamente non è che questo episodio sarà da 20 minuti, perché tipo io starò a cercare le persone e poi attaccare, ma taglierò direttamente quando trovo il villaggio da attaccare, anzi non taglierò, avvierò proprio la registrazione mentre quando ho trovato un villaggio e sto per attaccare, e dunque attaccherò in live. Ma come al solito ovviamente accompagnati a questo attacco in live ci saranno i soliti replay, che ne sono se non sbaglio sui 3-4 insomma, non mi ricordo neanche, anche se ho montato praticamente il tutto sull'editor video, l'ho montato 2 minuti fa, mi sono già scordato perché sono a testa di cazzo. Vabbè, lasciamo stare ste cazzate, sono vari replay e quindi ci becchiamo tra pochi secondi, bella. Dunque ragazzi, rieccoci con i replay che vi avevo promesso e siamo partiti, insomma partiamo con una difesa. Mi sono difeso da ben 19 mongolfiere, se non ricordo male, e ben 60 sgherri, oltre che ovviamente tipo un 3 furie che accompagnano sempre le mongolfiere praticamente in formazione d'attacco. E proprio per quanto riguarda questa difesa, se ricordate bene, nello scorso episodio vi avevo detto che non mi ero riuscito a difendere questa formazione, ma invece non so perché sarà stato questo qui che ha attaccato leggermente male, ma invece ora mi sono riuscito a difendere e quindi niente, vi porto questa cazzo di difesa. Gli altri due replay, che quindi ne sono 3 e non 4 come avevo sbagliato a dire nella clip intro, gli altri due replay sono 2 attacchi invece. Uno effettuato con giganti, guaritori, spaccamuro, barbara, ceri, eroi e varie cazzate, come insomma avete visto anche nello scorso episodio, insomma quella formazione lì. E un altro invece effettuato con 30 domatori, 8 strigoni, 38 arcieri se non sbaglio, e vabbè, eroi e 2 cure e una furia. Proprio per quanto riguarda questo attacco con i domatori, insomma ero intenzionato a portarvelo pure per variare un poco, perché a vedere tipo 3 attacchi con i giganti, cioè più o meno sono sempre la stessa cosa, metti i giganti, metti i guaritori e basta, poi è finito, insomma è finita la pacchia e quello è l'attacco. Proprio per variare stavo cercando di portarmi un attacco con i domatori, ma diciamo così, mentre cercavo un villaggio un po' più decente da attaccare, perché vi assicuro che anche se per magari alcuni di voi la Lega Crystal può sembrare abbastanza alta di trofei, vi assicuro che praticamente non si trovano villaggi decenti, c'è gente con il municipio a 6, a 7, ma che cazzo ci fate? Vabbè, comunque, mentre insomma trovavo un villaggio più decente da attaccare, cercavo di trovarlo, mi sono trovato davanti un coglione con praticamente un TH10, un villaggio con Town Hall level 10, un villaggio abbandonato, cioè
completamente abbandonata. Non so perché questo praticamente l'abbia abbandonato, con insomma tutte le motivazioni per il quale i player abbandonano i villaggi sono praticamente sconosciute all'umanità. Però insomma mi sono trovato ad attaccarlo per forza, perché aveva tipo una cosa come 300.000 di risorse, che non fanno mai male. Quindi insomma non scrivetemi nei commenti cose del tipo hihihi, che cazzo ci vuole ad attaccare un villo abbandonato, hihihi, disliche. No, cioè no raga, no. Perché per l'appunto ve lo sto spiegando, ho trovato sto coglione e non ho potuto fare altro. Passando invece per l'appunto al clan, che è questo qui, Itatube, vi avevo detto che, insomma, avevamo accennato io e Tommy che sarebbe arrivato un video, infatti è in fase di elaborazione. Infatti proprio oggi dovremo registrare la clip audio e poi metterci qualche replay insomma in sottofondo, che si trovano facilmente, quindi tra pochi giorni dovrebbe uscire. Ma per il momento vi basti sapere che il clan si chiama Itatube e potrete venirci a trovare, non solo me, non solo Tommy, ma anche altri youtuber di Clash come Federonzo, Play Clash of Clans Ita, Vaffancolor e tanti altri, anche Francesco, Antoniani, che sono tutti lì e non aspettano altro che voi. Spot pubblicitario style, no, a parte le cazzate, venite lì se per farvi una chiacchierata. Vi ricordo che dovrete essere minimo livello 80, se no non potrete accedere insomma all'Itatube, perché proprio per filtrare un po' la quantità di persone che vogliono accedervi, infatti ci sono richieste continue di gente magari un po' più bassa di livello. E proprio per voi magari che starete guardando questo video o che volete accedere e siete magari di livello più basso, c'è il clan Itatube 0.5, che è per l'appunto un clan dove sono ammesse tutte le persone di livello 60 o più. Dunque passateci, troverete Federonzo e Gianluca di Play Clash of Clans Ita pronti ad accogliervi, usando termini ancora una volta da spot pubblicitario, no vabbè, a parte le cazzate. Quindi, cambiando invece argomento, raga, siamo sotto i 2000 iscritti, siamo tipo a 1970, una cosa del genere, e tra pochissimo arriverà lo speciale dove io e Tommy vi ringrazieremo, ovviamente, vi faremo i dovuti ringraziamenti, ma anche, diciamo, da parte mia nel Rootmaster vi ringrazio davvero tanto, e anche Tommy ovviamente vi ringrazio, anche se non è qui a registrare. Lo speciale è già registrato, insomma, mancano solamente un po' di cose in sottofondo, ma bene o male, in grosso modo, bisogna solamente caricarlo. Lo faremo proprio per l'appunto quando arriveremo a 2000 iscritti, e proprio per i 2000 iscritti cambieremo anche BG e grafica, e per il quale ovviamente ringrazio sempre il nostro grafico ufficiale Enix Design, Enix Design, una cosa del genere, insomma andate a vedere il suo canale in descrizione ma lo trovate anche nelle informazioni del canale. Dunque, niente, il voice over a questa traccia audio sta per giungere al termine, insieme al replay ovviamente, e noi ci sentiamo tra pochi secondi con l'attacco in live. Bella. Raga, eccoci live, abbiamo trovato un pollo da spollare, che in realtà è da spennare, però dico solo cazzate, questo si è capito. Allora, riusciamo anche ad uccidere il re, e questo ha ben 2000, no, vabbè, che cazzo sto dicendo, 268.000 di elisir, che non fa mai male, mai proprio, perché soprattutto per la scalata si consuma l'esirra a cazzo. Avete visto che all'inizio dell'episodio era 200.000, proprio perché sono un coglione, ho failato tipo un attacco in live, quindi sono stato costretto a rifarlo. E quindi ho speso il doppio, perché sono intelligente ovviamente. Ok. Perfetto, ora non dobbiamo fare altro che aspettare che questo gli distruggano la difesa aerea. Allora, come ho detto, fatemi sapere nei commenti se vi piace sta cosa dell'attacco in live. Già ve l'ho detto all'inizio, lo so, però ve lo ridico perché già lo so che vi siete scordati. Quindi ditemi se vi piace, perché magari cerchiamo di inserirla ad ogni episodio. Ma sono uscite pure le truppe dal castello, porco due. Vabbè, non fa niente. Me l'ho pure scordato un gigante che è rimasto da solo. Vabbè, non fa niente. Ok. Comunque giungono anche buone notizie da parte di Tommy, che è riuscito a comprarsi la PS4 finalmente. Quindi per tutti coloro che seguono anche sul lato PS4, sappiate che abbiamo finalmente anche la seconda PS4, che arriverà nel giro di 9-16 giorni. Grande Amazon americano, ti stimo proprio. Proprio Global Ship, fighissimo. Comunque, che cazzo ho detto? Forse facciamo anche il 100, no, 100 no. No vabbè, sanno pure la doppia difesa aerea, però vabbè, forse facciamo tipo un 80%, una cosa del genere, dovremmo riuscire a farla. Regina che se n'è andata da un'altra parte proprio. Comunque dicevo che alla fine avevo trovato anche uno tipo simile, molto simile a questo qua,
come villaggio, solo che aveva 22 trofei di, alla fine, tipo di ricompensa, ma ho deciso di attaccare questo qui, ve l'ho detto, per l'elisir. Poi non so se avevo elisir nero, perché ora o ce n'ha zero proprio, o io ho rubato tutto, ma dubito che ce n'aveva chissà quanto. Poi dopo controllerò meglio. Vabbè, comunque qua ormai è finito l'attacco, quindi senza far morire la regina abbiamo fatto un 76%. Abbiamo fottuto, sì, ecco, aveva elisir nero, 701 di elisir nero, quindi alla faccia del bicarbonato. Vabbè, comunque davvero ottimo il bottino. Niente, torniamo un attimo al villaggio e poi concludiamo questo episodio. Lo so che non ho parlato, ma non fa niente, perché questo cazzo di attacco in live alla fine mi stavo fomentato tipo ad attaccare come per l'appunto ogni attacco. Intanto qua non ho manco attaccato in war, ma non me ne fotte. Abbiamo perso proprio, siamo stati stuprati. E quindi niente, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, un commento con scritta, qualsiasi cosa, e soprattutto, come vi ho detto, se volete l'attacco in live. E noi sentiamo al prossimo episodio. Un saluto da Dark, bella.